Cominciamo lo studio dell'energia meccanica. Il primo concetto che introduciamo è il lavoro, concetto sconosciuto alla maggior parte degli studenti. Quando parliamo di lavoro dobbiamo dire chi lo fa, chi lo subisce e durante che cosa. Il lavoro lo fanno le forze, gli oggetti lo subiscono mentre si spostano. Quindi per definizione chi compie il lavoro è una forza, su chi? Su un oggetto. Quindi la forza compie lavoro su un oggetto mentre l'oggetto si sposta. Può sembrare una definizione un po' artificiosa all'inizio, però alla fine vedrete che tutte le cose andranno a posto in modo molto naturale. Qui abbiamo tre casi, abbiamo un oggetto che si sposta a destra, anche negli altri due un oggetto si sposta a destra, ma nel primo caso la forza lo spinge in questa direzione, nel secondo caso lo spinge in quest'altra, nel terzo caso lo spinge perpendicolarmente. Cosa cambia tra questi tre casi? Cambia l'angolo tra la forza e lo spostamento. Quando la forza essenzialmente spinge l'oggetto dalla stessa parte dello spostamento, il lavoro si chiama motore. Quando invece la forza tira dalla parte opposta rispetto allo spostamento, in questo caso la forza tira essenzialmente a sinistra mentre lo spostamento avviene a destra, allora il lavoro che fa questa forza si chiama lavoro resistente. Quando invece la forza tira in direzione perpendicolare rispetto allo spostamento, quella forza compie il lavoro nullo. Questi tre casi possono sembrare poco realistici. In realtà sono perfettamente realistici, perché il primo caso è un bambino che tira un carrello con una corda. Il carrello si sposta a destra sul pavimento, mentre invece il bambino tira in direzione obliqua con la corda. L'angolo che si forma tra la corda, quindi la forza con cui tira il bambino, e lo spostamento è questo, è un angolo acuto. Quindi il primo caso, lavoro motore, è quando l'angolo tra forza e spostamento è acuto. Invece il lavoro resistente è quando l'angolo tra la forza e lo spostamento è ottuso, quindi supera l'angolo retto. Questo caso pure è verosimile, perché possiamo immaginare un cane che tira verso destra e trascina il padrone che lo sta tirando al guinzaglio. Il padrone cerca di trattenerlo, cerca di rallentarlo, trattenerlo, tirandolo dall'altra parte, però il cane lo trascina a destra. Il lavoro nullo invece è il caso in cui un cameriere sorregge un vassoio per vincere la forza di gravità, fa sul vassoio con la mano una forza verso l'alto, ma lo spostamento del vassoio è a destra perché intanto il cameriere cammina e quindi sposta il vassoio a destra. Il cameriere fa un lavoro nullo e il datore di lavoro, il proprietario del ristorante, se conosce un po' di fisica, può rifiutare di pagargli lo stipendio. Dal momento che gli dice: guarda, non stai lavorando, stai facendo un lavoro nullo. Un altro esempio è una persona che trasporta una valigia. La valigia la sorregge dalla maniglia, quindi fa una forza verso l'alto per vincere la forza peso. La valigia va in orizzontale mentre la persona cammina, quindi spostamento orizzontale, ma la forza che fa la persona è in alto. Un altro esempio ancora è il moto circolare uniforme. Per esempio qua vediamo la Terra che gira intorno al Sole, questa è la sua velocità, e la forza di gravità con cui il Sole la tira verso di sé, quindi verso il centro dell'orbita della Terra. Il Sole fa quindi la forza di gravità, che è la forza centripeta, che punta verso il centro. Se andiamo a vedere, in ogni momento la Terra si sposta in direzione perpendicolare alla forza che la tira. Quindi tra la forza di gravità che agisce sulla Terra e lo spostamento della Terra c'è sempre un angolo retto. Quindi il Sole fa un lavoro nullo sulla Terra mentre la Terra gira sulla sua orbita. Anziché la Terra che gira intorno al Sole, potremmo pensare a un sasso legato con una corda che gira su una circonferenza. Stavolta la forza centripeta è la tensione della corda, cioè la forza che fa la corda, e l'oggetto si sposta sempre in direzione perpendicolare alla tensione della corda, quindi la corda fa lavoro nullo sull'oggetto mentre l'oggetto ruota.